12. Un grande fluire. Quando è che preferibilmente gli individui di evoluzione superiore si incarnano nella condizione umana? Commento. Nei primi tempi dell'incarnazione di una razza o di una nuova umanità. Allora vi è un grande fluire di individui che nella condizione umana si possono chiamare maestri. Le loro vite servono ad avviare quelle leggi spirituali e sociali indispensabili a che la nuova umanità possa proseguire il suo tragitto evolutivo senza essere soffocata dalla sua stessa inevoluzione.